ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi scopriremo insieme 10 modi di dire sull'acqua. Siete pronti? Iniziamo! Numero 1. Come due gocce d'acqua. Vuol dire che due persone si assomigliano molto. Mi viene in mente un ricordo di quando ero piccola. Ero davvero un maschiaccio e giocavo spesso con mio fratello, che è anche mio gemello. Quando ci vedevano giocare insieme, ci dicevano sempre: siete come due gocce d'acqua. Perdersi in un bicchiere d'acqua vuol dire confondersi, bloccarsi, andare in palla. Se per esempio avete studiato tanto per un esame e conoscete gli argomenti a menadito, ma quando vi sedete di fronte al professore, alla prima domanda vi bloccate, beh, vi state perdendo in un bicchiere d'acqua. Avere, oppure essere, oppure trovarsi con l'acqua alla gola. Vuol dire che c'è qualcosa che vi pressa e vi fa sentire in difficoltà. L'immagine in sé mette un po' di ansia. Immaginate di star preparando un esame che avete da qui a 2 giorni e vi manca ancora tantissimo da studiare. Beh, direi che siete proprio con l'acqua alla gola. Acqua in bocca. Immaginate di avere un segreto e di confidarlo ad un vostro caro amico. Acqua in bocca si dice quando non si vuole che questo segreto venga divulgato. L'immagine è molto chiara, immaginate di avere l'acqua in bocca. Potrebbe essere un po' difficile parlare. Lavarsene le mani. Utilizziamo questo modo di dire per comunicare che scarichiamo la responsabilità di qualcosa a qualcun altro. Di solito il tono è un po' brusco e lo sentirete spesso durante discussioni o litigi. Me ne lavo le mani vuol dire non mi riguarda più, non è più mia responsabilità. Avere l'acquolina oppure avere l'acquolina in bocca si utilizza quando si desidera ardentemente qualcosa, ad esempio il cibo. Se penso ad una bella teglia di pizza fumante mi viene l'acquolina in bocca. Tirare l'acqua al proprio mulino vuol dire fare i propri interessi. Immaginate di essere ad un congresso e di proporre le vostre idee al pubblico. Cercherete di essere quanto più convincenti e accattivanti possibile. Beh, state proprio tirando l'acqua al vostro mulino. Facile come bere un bicchiere d'acqua vuol dire semplicissimo. Immaginate di bere un bicchiere d'acqua. È qualcosa di normale, di comune. Qualcosa di semplice. Ad esempio, risolvere quell'equazione è stato come bere un bicchiere d'acqua. È stato facilissimo. Navigare in cattive acque significa trovarsi in difficoltà. Ad esempio, ho sentito che Paola ha perso il suo lavoro. Sì, ultimamente sta navigando in cattive acque. Sentirsi come un pesce fuor d'acqua vuol dire non sentirsi a proprio agio, sentirsi fuori luogo. Immaginate di essere amanti della musica rock e di ritrovarvi per caso ad una festa in stile rap. Io mi sentirei un po' un pesce fuor d'acqua, e voi? Bene, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete qualche domanda non esitate a scrivermi nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!